Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia, dove una gigantesca valanga di fango causata da pioggia torrenziale ha investito la città di Mocoa, provocando numerosi morti e feriti. Prego per le vittime, assicuro la mia e vostra vicinanza a quanti piangono la scomparsa dei propri cari. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per prestare soccorso. Anche non buone notizie, continuano a giungere notizie di sanguinosi scontri armati nella regione di Kasai della Repubblica Democratica del Congo. Scontri che stanno provocando vittime e sfollamenti e che colpiscono anche persone e proprietà della Chiesa, chiese, ospedali, scuole. Assicuro la mia vicinanza a questa nazione ed esorto tutti a pregare per la pace affinché il cuore degli artefici di tali crimini non rimangano schiavi dell'odio e della violenza, che sempre odio e violenza distruggono. Inoltre, seguo con viva attenzione quanto sta avvenendo in Venezuela e in Paraguay. Prego per quelle popolazioni a me tanto care e invito tutti a perseverare senza stancarsi, evitando ogni violenza nella ricerca di soluzioni politiche. Cari fratelli e sorelle, voglio ringraziarvi per venire qui a questa messa. Voglio ringraziare tutti, tutti che hanno lavorato per questa doppia maratona, domenica scorsa e questa. Grazie tante. E vorrei ringraziare voi, ammalati. Ci sono 4.500 malati qui. Grazie a voi che con le vostre sofferenze aiutate la Chiesa, aiutate a portare la croce di Cristo. Grazie, grazie tante a voi. E al termine di questa celebrazione il nostro pensiero va alla Vergine Santa che voi venerate nella Chiesa Cattedrale a lei dedicata. A Maria offriamo le nostre gioie, i nostri dolori e le nostre speranze. Le chiediamo di posare il suo sguardo misericordioso su quanti tra noi si trovano nella sofferenza, particolarmente sui malati, sui poveri e su chi è privo di un lavoro dignitoso. Richiamando l'ardore apostolico di due figure laicali della vostra terra, il beato Edoardo Focherini e la venerabile Marianna Saltini, testimoni della carità di Cristo, saluto con gratitudine voi, fedeli laici.
vi incoraggio ad essere protagonisti della vita delle vostre comunità in comunione con i vostri sacerdoti. Puntate sempre su ciò che è essenziale nell'annuncio e la testimonianza del Vangelo. Ringrazio te, caro Vescovo Francesco, e a tutti voi, Vescovi della Regione Emilia-Romagna, per la vostra presenza e soprattutto pastore di questa diocesi, Monsignore Francesco Cavina. Vi esorto a stare accanto ai vostri preti con l'ascolto, la tenerezza e la premurosa vicinanza. Vorrei infine ringraziare tutti e ciascuno di voi, cari fedeli, sacerdoti, religiose e le religiose, le autorità e in modo speciale quanto hanno collaborato per organizzare questa visita, con un pensiero particolare per la Gesci e il coro. Il coro composto da tutte le corali della diocesi che ha animato questa liturgia. Affidiamo la nostra vita e le sorti della Chiesa del mondo a Maria, recitando insieme la preghiera dell'Angelus.